Abbiamo ospite con noi Pietro Chiapelloni di Italia Nostra Piacenza, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Parliamo di questo incontro che si terrà domani alle ore 17 al Salone degli Amici dell'Arte, dove Italia Nostra, insomma, dedica un approfondimento ai tanti edifici ed aree dismesse a Piacenza. Su cosa punta questo focus? Questo focus vuole far conoscere ai cittadini la dimensione e la posizione delle aree dismesse, che sono una enorme superficie, abbiamo calcolato circa 680.000 metri quadrati, che detta così non danno un'idea precisa, ma se capiamo che sono circa 100 campi da calcio come estensione, ci rendiamo conto che è una potenzialità notevole. Qual è la vostra analisi su queste aree? Abbiamo cercato di individuare anzitutto le singole dimensioni sia di aree che di edifici. E poi, come esercizio, abbiamo individuato una serie di utilizzi potenziali che non vogliono essere assolutamente, non possono essere un progetto esecutivo, che non tocca un'associazione di tutela fare progetti esecutivi o cose simili, perché per questo serve un approfondimento, un ascolto generale. E soprattutto ogni singolo intervento va inserito in un progetto unitario su tutto il territorio, non solo urbano. Per esempio, pensiamo all'impatto che hanno avuto tutti i singoli supermercati che mese dopo mese sono spuntati in giro per Piacenza senza una visione complessiva. Quindi, queste proposte saranno soprattutto una suggestione per far vedere che le aree dismesse sono un problema per le potenzialità di degrado che hanno, e però, se ben utilizzate, possono anche dare delle prospettive molto interessanti. Cosa servirebbe secondo lei o secondo voi far nascere in queste aree come indirizzo? E ogni area va valutata a sé stante, perché ci sono alcune aree hanno anche un'importanza storica architettonica. Per esempio, pensiamo all'ex ospedale militare che è sorto dal 1865, oppure all'ex consorzio agrario che ha edifici interessantissimi di archeologia industriale, qualcuno è esempio a livello internazionale ed è un complesso unico che molti cittadini hanno potuto ammirare anche nei mesi scorsi con la mostra d'arte contemporanea Officine d'acqua. Quindi vanno affrontate singolarmente per vedere i singoli potenziali utilizzi, ma nel complesso del fabbisogno e della consistenza che c'è su tutto il territorio, non solo cittadino, come dicevo. I cittadini vengono ascoltati abbastanza su questi temi? Secondo me no, ci sono anche adesso fasi di ascolto, per esempio per il PUG, però poi vediamo che nel concreto spesso i singoli cittadini o le associazioni, quando intervengono cercando di segnalare quelle le cose che si potrebbero migliorare, diciamo, non c'è un ascolto concreto. Posso fare, per esempio, negli ultimi anni abbiamo detto tanto per il Carmine o per l'ex mercato ortofrutticolo, per la biblioteca di Viale Dante, l'ex Camuzzi, Piazza Cittadella con l'autostazione degli scuderi ducali, e spesso vediamo che non c'è, non dico ascolto, ma neanche proprio una presa di coscienza delle proposte che i cittadini dicono, che poi sono per l'interesse di tutti, cioè non è che un'associazione ha un interesse personale, questo non interessa la collettività, in genere si fanno proposte che secondo noi sono condivisibili. Grazie per essere stato insieme a noi. Grazie a voi, grazie a te, arrivederci. Ospite di Radio Sound, Pietro Chiapelloni, presidente di Italia Nostra, sezione di Piacenza.